Ciao a tutti, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel, nuova puntata dedicata ai video unboxing review, breve puntata dedicata a un prodotto che ho acquistato sul sito della CG Entertainment, l'ho acquistato circa un paio di mesi fa, finalmente ho avuto tempo per poter visionare questo prodotto, si tratta del film Goodbye Lenin, edizione uscita come startup. Non partecipai all'epoca al crowdfunding, però sono riuscito a distanza di tempo ad acquistare ancora una copia, sono ancora disponibili, quindi per chi fosse interessato potete recuperarla sul sito della Cecchigori. Stiamo parlando di un film tedesco che a breve compirà anche il suo 20° anniversario, infatti è stato prodotto nel 2003. Abbiamo come protagonista della pellicola l'attore Daniel Brühl, che ricorderemo sicuramente in modo particolare per la sua interpretazione nel ruolo di Frederick Zola nel film Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, un'ottima interpretazione in questo film. Per chi non l'avesse mai visto, questo film, Goodbye Lenin, parla di Christian che vive nella Germania dell'Est e cade in coma poco prima della caduta del muro di Berlino, e quando si risveglia i figli fanno in modo che non scopra che il paese è finito nelle mani dei capitalisti. È una commedia amara, è un mix fra commedia e drammatico, è un film molto, molto bello che non avevo mai visto e sono molto contento di averlo recuperato. Dura 2 ore, ma sono 2 ore che sono passate in maniera molto, molto lisce, molto veloci, quindi è stata davvero una piacevole sorpresa questo Goodbye Lenin, di cui ho sempre sentito parlare in tutti questi anni, ma non l'avevo mai visto. Edizione della Cecchigori che comprende anche diversi contenuti speciali molto interessanti. Ho visionato il making of presente in questo disco. Però adesso cambiamo angolazione così vediamo un po' più nel dettaglio questa edizione startup della Cecchigori. Ecco qua, allora, Goodbye Lenin, pellicola che peraltro negli anni è diventata uno dei migliori successi del cinema tedesco, diretto dal regista Wolfgang Becker. Questa è la costina e questo quindi il retro. Il comunismo è morto, la storia è fatta, ma Christian non lo sa. Una commedia paradossale e intelligente, dice la Repubblica, film fenomeno, dice la stampa, mentre il Messaggero dice il film più visto della storia tedesca. E qui ci ricolleghiamo a quello che ho detto poco fa. Qui abbiamo in breve la trama del film che vi ho già un po' raccontato. Edizione limitata a 500 copie, questa è la numero 76, vediamo un po' le specifiche tecniche audio-video, quindi durata 121 minuti, formato video 1.78, abbiamo la doppia traccia italiana in DTS HD Master Audio 5.1 più Dolby Digital 5.1 e stessa cosa vale anche per l'audio originale. Per quanto riguarda i contenuti speciali abbiamo Lenin impara a volare, il making of. Poi abbiamo il making of delle musiche, trailer e il trailer originale. Togliamo la Marai dalla sovracopertina. Abbiamo un artwork differente, questo è quello che conosciamo tutti. Daniel Brühl e Katrin Sass, film che venne anche nominato al Golden Globe come miglior film straniero, miglior film europeo alla mostra di Berlino, quindi ha vinto comunque diversi premi. All'interno, classica edizione startup con tutti i nomi dei partecipanti, di coloro che hanno partecipato al crowdfunding. Togliamo il disco, vediamo cosa c'è, il titolo e basta. E questo è il Blu-ray. Bene, termina qui quindi questo breve video unboxing dedicato a questa edizione startup della CG Entertainment. Sempre di CG Entertainment, vi ricordo che di recente è uscita anche La donna scimmia, quindi anche quella edizione limitata a 500 copie con slipcover, approfittatene, acquistatela sul sito della CG. Io vi ringrazio per aver seguito questo video unboxing e noi ci vediamo molto presto per ulteriori review. Ciao a tutti!